preghiera del mattino per una giornata positiva. Iniziamo questo nuovo giorno elevando il nostro cuore in preghiera, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Invochiamo insieme lo Spirito Santo con tutto il fervore della nostra fede. O Spirito Santo, anima della mia anima, io ti adoro con profonda devozione. Illuminami con la tua luce divina, guidami sul cammino della rettitudine, fortificami nei momenti di debolezza, consolami nelle tribolazioni. Dimmi ciò che devo fare e dammi i tuoi ordini, affinché io possa seguire fedelmente la tua volontà. Prometto di sottomettermi con umiltà a tutto ciò che permetterai accada nella mia vita. Fammi conoscere la tua santa volontà. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Con gratitudine profonda, ti ringrazio per avermi creato, per avermi fatto cristiano e per aver vegliato su di me durante questa notte. Ti offro tutte le azioni di questa giornata, affinché siano tutte secondo la tua santa volontà e per la tua maggior gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Clicca sul pulsante iscriviti e unisciti a noi oggi stesso. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi. Il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Sacro cuore di Gesù, Immacolato. Cuore di Maria, purissimo cuore di San Giuseppe, io vi consacro in questo giorno la mia mente, le mie parole, il mio corpo, il mio cuore e la mia anima, affinché si realizzi attraverso di me in questo giorno la vostra santa volontà. Amen. Signore Gesù Cristo, Figlio del Padre, manda ora il tuo Spirito sulla terra. Fa abitare lo Spirito Santo nei cuori di tutti i popoli, affinché siano preservati dalla corruzione, dalle calamità e dalla guerra. Che la Signora di tutti i popoli, che una volta era Maria,
sia la nostra avvocata. Amen. Signore, nel silenzio di questo giorno che nasce, vengo a chiederti pace, sapienza e forza. Oggi voglio guardare il mondo con occhi pieni di amore, essere paziente, comprensivo, umile, dolce e buono. Vedere dietro le apparenze i tuoi figli come tu stesso li vedi, per poter così apprezzare la bontà di ognuno. Chiudi le mie orecchie alla mormorazione, custodisci la mia lingua da ogni maldicenza, che in me ci siano solo pensieri che dicano bene. Voglio essere tanto buono e giusto da far sentire la tua presenza a tutti i fratelli che incontrerò. Rivestimi della tua bontà, Signore, e fa che durante questo giorno io rifletta te. Amen. Per intercessione della Beata e sempre Vergine Maria, degli angeli e dei santi, ci benedica e ci custodisca tutto il giorno. Ci liberi dal peccato e da ogni male, ci rafforzi nella fede, ci doni coraggio, umiltà, discernimento e perseveranza. Ci conceda di realizzare su di noi tutti i suoi progetti, ci mostri il suo volto e ci doni la sua pace. Dio, che è Padre onnipotente, Figlio e Spirito Santo. Amen, o Spirito Santo, anima della mia anima. Io ti adoro con profonda devozione. Illuminami con la tua luce divina. Guidami sul cammino della rettitudine. Fortificami nei momenti di debolezza. Consolami nelle tribolazioni. Dimmi ciò che devo fare e dammi i tuoi ordini, affinché io possa seguire fedelmente la tua volontà. Prometto di sottomettermi con umiltà a tutto ciò che permetterai accada nella mia vita. Fammi conoscere la tua santa volontà. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Con gratitudine profonda ti ringrazio per avermi creato, per avermi fatto cristiano e per aver vegliato su di me durante questa notte. Ti offro tutte le azioni di questa giornata affinché siano tutte secondo la tua santa volontà e per la tua maggior gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Con questa preghiera, Signore, ti chiedo di rinnovare in me la forza della fede. Infondimi la tua saggezza affinché io possa affrontare ogni situazione con serenità e discernimento. Fa che il mio cuore sia sempre aperto alla tua parola, che io possa riconoscere la tua presenza in ogni momento della mia vita e in ogni persona che incontro. Rendimi strumento della tua pace, affinché attraverso le mie azioni io possa diffondere il tuo amore e la tua misericordia. Donami la capacità di perdonare come tu ci perdoni e di amare incondizionatamente come tu ci ami. Signore, aiutami a vivere questo giorno con gratitudine, vedendo in ogni cosa un segno del tuo infinito amore, che io possa affrontare le difficoltà con coraggio e le gioie con umiltà, riconoscendo in tutto la tua mano benevola. O Maria, Madre di Dio, intercedi per noi presso il tuo Figlio, affinché possiamo vivere secondo il suo esempio, seguendo il cammino che ci porta alla vita eterna. San Giuseppe, patrono della Chiesa universale, proteggi e guida le nostre famiglie. Le mie parole, il mio corpo, il mio cuore e la mia anima, affinché si realizzi attraverso di me in questo giorno la vostra santa volontà. Amen. Augurandovi una buona e santa giornata,
vi saluto e vi abbraccio. Non perdere l'opportunità di rafforzare la tua fede e trovare la pace interiore. Clicca sul pulsante Iscriviti e unisciti a noi oggi stesso. Iscriviti a Preghiere nel Mondo e inizia il tuo viaggio spirituale con noi.